Buongiorno, con questo video voglio presentarvi e descrivervi myphysicslab.com, un'applicazione web gratuita tramite la quale è possibile visualizzare e personalizzare simulazioni animate di fisica. Come primo passo digitiamo il nome dell'applicazione in un motore di ricerca. Questa è la schermata che apparirà. Nella home page, come possiamo notare, vi sono le 50 simulazioni predefinite, mentre in alto a destra scorgiamo una finestra per scegliere la lingua, inglese o tedesco. Scorrendo la home page noteremo poi altre voci come Customize and Share, ovvero personalizza e condividi. È importante infatti sapere che è necessario salvare gli URL delle simulazioni personalizzate per poterle riutilizzare in seguito o per poterle condividere. Infatti il destinatario, tramite l'Easy Script, potrà replicare le condizioni da noi impostate. Scendendo nella home page noteremo altre voci come Open Source Software oppure How Does It Work, una spiegazione delle funzionalità dell'applicazione. Inoltre, Units of Measurement, letteralmente unità di misura, è molto rilevante la presenza di una mailing list che aggiorna gli utenti di informazioni o novità riguardo software e le simulazioni. La home page termina infine con una breve biografia dell'autore. Entriamo ora nel vivo dell'applicazione e scegliamo una simulazione, il pendolo semplice. Come possiamo notare, sul lato destro della schermata è possibile inserire i dati per cambiare le impostazioni della simulazione, per esempio length, la lunghezza, damping, lo smorzamento, la massa, l'ampiezza e la frequenza e la gravità. Proviamo a cambiare lo smorzamento, la massa e la gravità. Inoltre, col tocco del mouse è possibile modificare la simulazione. In alto a sinistra invece sono presenti delle finestre che modificano il layout della nostra simulazione, infatti possiamo visualizzarla anche tramite grafico. Segue invece una spiegazione della simulazione, esperimenti collegati e delle formule che possono essere utilizzate, ed infine la risoluzione ai nostri quesiti. Questa è myphysicslab.com, un'applicazione web davvero stimolante, molto elaborata e anche difficoltosa, però è un buon modo per mettersi alla prova. Spero che il video sia stato utile, grazie dell'attenzione.